Louis Vuitton è il primo marchio di moda al mondo. Il suo valore stimato è di circa 30 miliardi di dollari. Oggi fa parte di uno dei gruppi più importanti d'Europa, LVMH. Eppure questo marchio è stato creato da un vagabondo. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo della storia di Louis Vuitton. Louis Vuitton nasce nel 1821 a Lavant-sur-Valouse, un paesino rurale in Francia. Ad oggi il comune ha solo 139 abitanti, immaginatevi all'epoca. C'erano più animali che persone da quelle parti. La famiglia di Louis era abituata ai lavori manuali. Erano falegnami, artigiani, contadini. E la madre era una modista, cioè lavorava a cappelli da donna. La Francia di quegli anni era economicamente provata, a causa delle guerre napoleoniche. Il conflitto aveva danneggiato in modo serio il tessuto produttivo del paese. Insomma, erano tempi duri, soprattutto per i più poveri. Anche Vuitton non se la passavano poi così bene. E il giovane Louis si spaccava la schiena nella fattoria di famiglia, tra campi, animali e legna da accatastare. E ogni tanto aiutava il padre anche a lavorare il legno. Purtroppo la madre morì quando Louis aveva solo 10 anni e il padre, poco dopo, decise di sposarsi di nuovo. La madrigna di Louis sarà molto cattiva con lui, rendendogli la vita impossibile. Poi rastrellerai il giardino, laverai il terrazzo, scoperai le stanze e le scale. Giunto all'esasperazione, a soli 13 anni, decide di scappare di casa. Non aveva con sé né soldi né cibo a sufficienza. Louis Vuitton era diventato ufficialmente un vagabondo, o meglio, un senza tetto. Il suo obiettivo era quello di cercare fortuna a Parigi e così si incamminò verso la capitale. Ad oggi, da Lavant-sur-Valouse a Parigi ci vogliono circa 5 ore, ovviamente con autostrada e tutto il resto. A piedi, secondo Google Maps, ci vogliono 86 ore. Un paio di settimane a piedi? 7-8 ore di cammino? Ma lui impiegò più di un anno ad arrivare a Parigi, anche perché lungo la strada si fermò in alcuni paesi. Cercava lavoro per comprarsi da mangiare. Per esempio, venne assunto come garzone in alcune botteghe di artigiani che lavoravano in legno, come il padre. Ma per questi lavori, lui veniva spesso pagato con un tetto sulla testa e con un pasto caldo. Probabilmente il vero beneficio che lui trasse da questa esperienza fu quello di affinare la sua tecnica di lavorazione del legno. Praticamente è come se avesse fatto degli stage sottopagati, o non pagati affatto, come in Italia. Comunque alla fine del 1835 lui arriva a Parigi. La Belle Époque era ancora lontana e Parigi era ancora accesa dai tumulti. Infatti proprio nell'estate del 1835 il re Luigi Filippo I era stato aggredito da Giuseppe Marco Fieschi. Nell'attentato morirono 18 persone, ma non il re, che riuscì a scappare con qualche ferita. Fieschi sarà poi catturato e mandato alla ghigliottina. Ecco, questa era l'aria che si respirava in quegli anni a Parigi. Comunque lui era deciso più che mai. Dopo tutto quel viaggio era pronto a farsi valere nella grande città. All'inizio trovò lavoro come garzone e apprendista in qualche bottega della periferia di Parigi. Queste botteghe inizialmente gli offrivano vitto e alloggio. Insomma, un bel passo in avanti. Ma poi nel 1837, a 16 anni, lui trova finalmente lavoro nell'atelier di Monsieur Maréchal, al centro di Parigi. Anche se ha solo 16 anni, lui ha con sé un grande bagaglio di esperienze. La bottega di Monsieur Maréchal produceva e confezionava bauli da viaggio. E proprio nel 1837 era stata inaugurata in Francia la prima linea ferroviaria per passeggeri. Negli anni a venire ci sarà un vero e proprio boom dei viaggi in treno. Cioè, questa poi ovviamente è la fortuna, arrivare in un atelier che fa bauli da viaggio nell'anno in cui esplodono i viaggi. Se non è destino questo, non lo so. Così moltissimi artigiani iniziano a fare una marea di soldi facendo bauli da viaggio per i ricchi aristocratici. E tra questi artigiani, Monsieur Maréchal. Viaggiare era un lusso per pochi, tanto che era diventato come uno status e i bauli con cui si viaggiava dovevano essere alla moda. Spesso poi i ricchi viaggiavano in treno portandosi con loro dipinti, strumenti musicali e accessori di vario tipo, un trasloco ogni volta. Quindi avevano bisogno di valigie capienti e resistenti per poter affrontare lunghi viaggi in treno. È l'immagine tipica che vedete ancora oggi nei film della ricca ereditiera con tutti i bauli alle spalle. E l'atelier di Monsieur Maréchal, all'arrivo di Louis Vuitton, era già famoso tra i ricchi aristocratici. Qui lui mise in mostra tutte le sue doti e in breve divenne uno degli apprendisti più amati dai clienti di Monsieur Maréchal. Finalmente la vita sorrideva al giovane Louis, la paga era alta e poteva permettersi un'abitazione decente. Certo, da qui a diventare uno dei marchi più grandi del mondo ce ne passa. La vera svolta per lui arriva nel 1853. In quell'anno viene scelto come costruttore di bauli dall'imperatrice di Francia, la moglie di Napoleone III.
III e Eugenia de Montijo, il suo costruttore personale. Così, dopo un anno di lavoro per l'imperatrice, Louis Vuitton diventerà uno degli artigiani più rinomati e quindi più richiesti del settore. Grazie alla fama acquisita, poté anche permettersi di aprire il suo primo negozio. Finalmente i tempi bui sembrano davvero essere passati. 20 anni prima era un ragazzino senza tetto, affamato, in cerca di fortuna. Adesso aveva la sua bottega a Parigi. Di certo non era stato un caso se lui era riuscito ad aprire il suo negozio, il ragazzo era un passo avanti a tutti. Infatti Louis Vuitton, sin dai primi anni di attività, è sempre stato un innovatore. Le sue trovate geniali gli permisero di diventare un maestro nel settore dei bauli da viaggio. All'epoca le valigie erano fatte esclusivamente di pelle e avevano la classica forma rettangolare. Poi però avevano un coperchio a cupola, per evitare che la pioggia potesse rovinare il rivestimento. Il problema era che questa forma tondeggiante rendeva impossibile impilare i bauli uno sopra l'altro, creando non pochi problemi a chi doveva caricare i bagagli. La prima trovata geniale di Vuitton fu quella di sostituire la pelle dei bauli con la canapa, un materiale che costava anche di meno. Decise di farlo perché la canapa è più leggera, più durevole e più resistente all'acqua rispetto al cuoio. Inoltre, con la canapa era possibile modellare le forme delle valigie a proprio piacimento, essendo ovviamente più flessibili del cuoio. E così Louis Vuitton inventò un nuovo design per i bauli da viaggio, facendoli tutti rettangolari, senza il coperchio a cupola. In questo modo divenne più facile caricare i bagagli nel stile dei treni e delle navi. Ma la rivoluzione di Vuitton non ci fu solo da un punto di vista pratico. Infatti l'utilizzo della canapa nella realizzazione di questi bauli li rendeva molto più puliti alla vista, avevano un design molto più moderno. Nel 1858 esce finalmente il primo baule da viaggio in canapa firmato Louis Vuitton. I clienti all'inizio sembrano un po' scettici. Sarà davvero resistente e bello come quelli di cuoio? Superata la prima diffidenza iniziale, le valigie di canapa nel giro di 2 anni diventarono l'accessorio da viaggio più alla moda. Nel 1860 quasi tutti i ricchi in Francia ne avevano una. Una seconda invenzione rivoluzionaria di Louis Vuitton furono le borse da donna. All'epoca erano considerate anche poco eleganti, alcune volte anche scomode. Lui però era convinto che avrebbe saputo far apprezzare le sue borsette. E anche questa volta il materiale usato per le borse sarà la canapa. Nel giro di poco tempo, tutte le donne più alla moda iniziano a portare le borsette di Louis Vuitton. Grazie alle sue innovazioni, lui ottiene il successo e questo gli permise di espandere la sua attività. Nel 1859, Louis Vuitton apre il suo storico atelier poco fuori dal centro di Parigi, ad Amiens. Amiens fu una scelta strategica, infatti la sua bottega era vicino alla Senna e vicino alla stazione del treno. Quindi per il carico e scarico merci era in una posizione privilegiata. E poi vicino alla bottega lui fece costruire anche una casa per la famiglia. Ecco, facciamo un attimo un passo indietro. Quando è riuscito ad aprire la prima bottega, lui finalmente mette anche su famiglia, ma ovviamente il lavoro chiama e quindi vicino alla bottega lui fece costruire anche una casa per la famiglia. Purtroppo però durante la guerra franco-prussiana, scoppiata nel 1870, i Vuitton furono costretti ad abbandonare Amiens per tornare al centro di Parigi. Qui vissero per un po' di tempo in un rifugio insieme ad altre migliaia di rifugiati. Inoltre in quel periodo Parigi visse una dura carestia e i Vuitton rischiarono di morire di fame, come gran parte della popolazione. Lui avrà avuto l'impressione di tornare indietro nel tempo, quando era ancora un ragazzino, senza cibo e senza un tetto. Poco meno di un anno dopo però la guerra finì e i Vuitton tornarono a casa sani e salvi. Purtroppo però trovarono la bottega distrutta e i materiali da lavoro rubati. Con i pochi soldi rimasti, lui fece ripartire la bottega e in poco tempo gli affari ripresero a gonfie vele, tanto che iniziarono ad arrivare ordini da quasi tutto il mondo. Infatti il design e la comodità delle valigie di Vuitton avevano catturato nobili e aristocratici da tutto il mondo. Così nel 1885 Vuitton aprì il primo negozio fuori dalla Francia, Londra, per soddisfare la grande quantità di ordini internazionali che gli arrivavano. Tra i clienti più famosi troviamo Ismail Pascià, il che divenne Egitto e del Sudan, e Alfonso XII, il re di Spagna. A questo punto le produzioni di Louis Vuitton erano diventate famose in tutto il mondo e la sua attività andava a gonfie vele. E uno potrebbe dire, beh, si godrà la vita. Purtroppo però Louis Vuitton era diventato vecchio e malato. Così per vivere gli ultimi anni in tranquillità decise di affidare l'attività al figlio Georges, che da buon Vuitton avrà anche lui delle idee innovative. Ecco, Giorgio si trovò ad affrontare uno dei primi problemi della società. Ormai era diventato un problema comune nei viaggi in treno dello scassinamento dei bauli da viaggio. Era diventata una questione all'ordine del giorno. Così Giorgio si fa venire un'idea. Da buon Vuitton
pensa a qualcosa di innovativo. Si inventa un nuovo tipo di serratura. Questa serratura trasformò le vecchie valigie in veri e propri forzieri. In pratica ha rovinato il lavoro dei ladri, che al tempo era veramente molto semplice. E anche qui però torna una mossa di marketing. George, per promuovere le sue serrature, sfida addirittura il mago Houdini a liberarsi dalla sua chiusura. Ma Houdini purtroppo non accettò mai la sfida. Ovviamente sarebbe stata una pubblicità incredibile. Vedere Houdini uscire a fatica fuori da un baule da viaggio Louis Vuitton sarebbe stato un grandissimo spettacolo. Quella di George in effetti era una tecnologia all'avanguardia, e pur con qualche modifica è utilizzata ancora oggi. Ma bisogna pur pensare al business. Nel 1892 George pubblica il primo catalogo di Vuitton. Lo stesso anno, purtroppo, muore all'età di 70 anni Louis Vuitton, il fondatore della casa. Dopo la morte del padre, George prende in mano a tutti gli effetti le redini dell'azienda di famiglia. Un bel peso. E nel 1896, in memoria del padre, crea il famoso monogramma LV. Insieme al motivo floreale diventeranno simbolo dell'azienda in tutto il mondo. All'inizio in realtà i clienti restarono anche un po' spiazzati, perché erano abituati a mettere le loro iniziali e i loro nomi sulle valigie. Ma poi sappiamo tutti come è andato a finire. In qualche modo, con questa trovata, George ha chiuso il cerchio aperto dal padre, mettendo la società sulla strada giusta per diventare quello che è oggi, cioè la marca di alta moda più grande e famosa al mondo. Ma questa è un'altra storia che magari vi racconto un'altra volta, perché io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!